Buongiorno viaggiatori, è ormai da qualche tempo che il nostro canale è diventato molto più green. Questo perché tutti gli spostamenti che facciamo per andare in viaggio o per andare a scoprire cantine o altro, li facciamo tutti in modalità elettrica. Tutto questo grazie a questa nuova Tesla Model 3 Dual Motors. Questo video però non vuole essere una video recensione di questa auto, anche perché ne trovate tantissime su YouTube veramente fatte bene. Vuole essere l'inizio di una rubrica per quanto riguarda un'informazione sulla mobilità elettrica, quindi andrò a rispondere alle principali domande che la gente fa quando vede questa macchina in giro. E forse tra tutte queste domande che mi vengono fatte, una delle più gettonate è: ma quanto ti costa fare un pieno? Ed effettivamente è così economico rispetto a un'auto termica? Bene, oggi voglio rispondere a questa domanda per quanto riguarda la mia esperienza. Eccoci ragazzi, quindi la cosa più importante che bisogna fare per avere un confronto reale è quello di andare a prendere i vecchi dati di consumi che avevo con la mia vecchia auto termica. Siamo sulla mia BMW serie 1 anno 2018, 1612 cavalli, cerchi in lega del 17. Con questa auto io ho percorso circa 72.000 km e i percorsi sono misto con molta autostrada e il piede direi che ce l'ho abbastanza pesante, quindi sono uno che consuma molto carburante. La media dei consumi per 72.000 km direttamente dal computer di bordo è risultata 17,5 km al litro. Il serbatoio di questa auto è 52 litri, quindi con un semplice calcolo una percorrenza reale con un pieno di 910 km. Adesso se consideriamo un prezzo medio del diesel su 1,2 euro, il calcolo è presto fatto. Per fare 910 km servono 62,4 euro. E come per magia eccoci di nuovo sulla Tesla, modello Dual Motors, circa 450 cavalli, 75 kW di batteria, cerchi in lega del 19. Qui le cose cambiano leggermente in quanto non essendoci un serbatoio ma una batteria, il consumo verrà calcolato non più in chilometri al litro ma in chilometri a kilowatt. Questo però a noi non importa, perché quello che importa è calcolare quanto ci viene a costare fare gli stessi chilometri che facciamo con un pieno di un'auto termica, in questo caso la mia BMW serie 1, e quindi 910 km. Eccoci sul computer di bordo della Tesla, come potete vedere i chilometri percorsi sono ancora pochi, 2857, ma questi chilometri comunque sono stati fatti nelle stesse modalità della BMW serie 1, in quanto i percorsi sono gli stessi, quindi misto, autostrada, con le stesse velocità. Il consumo medio di questi chilometri è 189 watt per chilometro, che calcolati in chilometri su kilowatt sono 5,26 km per ogni kilowatt. Ora basterà semplicemente prendere i 910 km che vogliamo raggiungere, che era l'autonomia dell'auto termica BMW, e dividerli per questi 5,26 per scoprire quanti kilowatt ci servono per fare gli stessi chilometri, che in questo caso sono 173 kilowatt. Quindi adesso questi 173 kilowatt necessari per fare gli stessi chilometri di un'auto termica basterà semplicemente moltiplicarli per il costo a kilowatt della nostra tariffa. Per quanto mi riguarda, io caricando solo di notte, quindi avendo una tariffa bioraria, il mio costo a kilowatt è 0,18 euro a kilowatt. È già il prezzo finito, quindi vuol dire non il prezzo della sola energia, ma energia più trasporto più tasse, che è poi quello che vi interessa sapere, perché poi è quello che pagate. Quindi considerando 0,18 euro a kilowatt, basterà fare 0,18 per 173 kilowatt e scoprirete che per fare 910 km con un'auto elettrica servono soltanto 31,14 euro. Stupiti? Con un'auto termica vi ricordo che avevamo speso 62,4 euro, quindi direi che è praticamente la metà. Se invece consideriamo il costo dell'energia un po' più alto, quindi 0,20 al posto di 0,18, arriveremo a un totale di 34,6 euro, che comunque è la metà. In più dovete considerare che il Tesla Model 3 non è una BMW serie 1, con tutto il bene che vuole la BMW serie 1, ma è una macchina di una categoria superiore, paragonabile diciamo a un Porsche. Quindi effettivamente un grosso risparmio a livello di consumi c'è.
Lo so ragazzi, vi ho lanciato numeri e calcoli matematici in pochissimo tempo come se fossero noccioline, ma credo fosse l'unico modo per darvi un confronto reale ed effettivo sui consumi e sui costi di un'auto elettrica. Quindi se questo primo video di approfondimento sulla mobilità elettrica vi è piaciuto e vi è sembrato interessante, sfondate il bottone del like e mi raccomando lasciate commenti se avete altre domande da farmi, rispondo sempre a tutti e direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, dimenticavo, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao!